Stai ascoltando i podcast di Casa Fools. Questa è Opera Pop. Bentornate e bentornati ad Opera Pop. Lirica raccontata d'arte? Sì, ma questa volta non solo. Innanzitutto state ascoltando la mia voce, ma potreste anche vedermi, sì, perché su YouTube c'è la puntata completa, sia ascoltabile che visibile. E poi perché per la prima volta non sono solo. Insieme a me, dietro questo microfono, anzi dietro la camera, tu che mi stai guardando, c'è Virginia Carollo che mi darà una mano per questa nuova puntata di Opera Pop, un po' particolare. Andiamo con ordine. Sono Luigi Orfeo, avete imparato a conoscermi in questi anni di Opera Pop. E che cosa faccio? Io faccio teatro a 360 gradi da una vita. Ho cominciato a fare teatro quando avevo circa 10 anni. Adesso ne ho 41. Sono più di 30 anni che faccio teatro. Io sono nato e cresciuto in una realtà abbastanza umile, eppure, guardatemi qua, sono qua che cerco di fare il divulgatore culturale. La Madonna. Cioè cerco di far avvicinare tutti gli altri a delle forme d'arte che secondo me sono meravigliose e che possono sensibilmente migliorare la nostra esistenza. Che cosa faccio ogni giorno? Dal 2005 ho fondato una compagnia insieme a Stefano Sartore e Roberta Calia che si chiama Fools. Questa compagnia gestisce ormai due teatri, uno a Torino che si chiama Casa Fools Teatro Vanchiglia, che è anche il produttore di questo podcast, l'altro il Teatro Tullio Pinelli di Quornier, poi abbiamo un festival, il Festival delle Arti Popolari, abbiamo una scuola di teatro, i Fools Lab, ai quali ogni anno si iscrivono più di 200 allievi, abbiamo una newsletter fichissima, si chiama La Lettera, e non è una newsletter pubblicitaria, ma è un mezzo attraverso il quale guardiamo il presente attraverso gli occhi del teatro. Te ne ho parlato anche in altre puntate, in descrizione trovi il link per poterci dare un'occhiata e magari iscriverti. E quindi praticamente nel nostro teatro, noi producendo spettacoli, ospitando spettacoli, dovendo studiare per la scuola, eccetera, eccetera, io ogni volta, ogni giorno, tocco un sacco di argomenti che però non riesco a inserire in Opera Pop perché è molto stringente sulla lirica, ma sono abbastanza sicuro che le cose che mi trovo ad approfondire possano in qualche modo interessarvi. E quindi, signore e signori, all'interno di Opera Pop nasce Opera Popcorn, il lato croccante della cultura. In Opera Popcorn ti racconto cose che non sai o cose che sai, ma che nessuno ti aveva mai raccontato così. E cominciamo!